sostituzione del deputato Marco Di Lello dimissionario. A questo punto, colleghi, per piacere, se riusciamo ad evitare tutto questo baccano. Onorevole Duva ha chiesto di intervenire per fine seduta. Grazie Presidente, intervengo per sollecitare un'interrogazione, la numero 504521, depositata quasi un anno fa. Attraverso questa interrogazione chiedo al Ministro di esprimersi in merito al Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica, con il quale si intende ridefinire l'organizzazione del sistema portuale italiano anche attraverso una rilevante riduzione numerica delle autorità portuali a oggi istituite. Se da un lato accogliamo favorevolmente l'accorpamento delle autorità portuali, dall'altro l'assenza di criteri chiari e trasparenti e la mancanza di una strategia per il rilancio della portualità, soprattutto meridionale, ci ha mostrato tutta la sua inadeguatezza. Sul tema in particolare delle autorità portuali siciliane, devo dire che ho trovato inconcepibile. Mi perdoni, onorevole Duva, io trovo inconcepibile che ci sia questo baccano. Colleghi, per favore, allora non si vota più. Fate la cortesia di uscire dall'aula se dovete stare qui in aula a parlare ad alta voce. Nessuno vi obbliga a rimanere in aula. Per favore, liberiamo l'emiciclo. Grazie. Per favore, colleghi. Pazzesco. Prego, onorevole. Sì, grazie Presidente. Dicevo che trovo inconcepibile che un parlamentare della Repubblica, nel pieno esercizio delle sue funzioni, ovvero interrogando un ministro, che dal latino minister vuol dire servitore, su un qualsiasi tema ad un anno alla sua richiesta debba apprendere la risposta attraverso i quotidiani. Qui si svilisce il nostro ruolo, Presidente, e questo lo trovo giusto che fosse giusto sottolinearlo. Tornando al merito dell'interrogazione, pare che il Ministro intenda costruire l'autorità della Liguria occidentale su un corridoio multimodale che ne farebbe la porta d'ingresso del Sud Europa e il porto più importante d'Italia. Quindi ci siamo dimenticati di tutta una parte dell'Italia, perché se noi vogliamo far entrare le merci e tutto quanto, insomma, direttamente alla Liguria, ignorando tutto il resto, mi sembra una cosa incredibile. Tra l'altro, Presidente, proprio su Messina noi abbiamo avuto a che ridire, perché abbiamo chiesto, stringendo Presidente, l'autorità portuale dello stretto, perché lo stretto di Messina, Presidente, ha una peculiarità unica, che è quella di avere un elevatissimo numero di passeggeri che attraversano lo stretto. Avevamo chiesto l'autorità portuale unica dello stretto, questo non è stato possibile. Chiedo al Ministro se sia possibile rispondere a quella interrogazione in sede istituzionale. Grazie. La ringrazio. La Presidenza si farà parte diligente nel sollecito. Colleghi, per favore, non siete obbligati a rimanere in aula, ve lo ripeto per l'ultima volta, poi sono costretto a cominciare a richiamare i colleghi. Onorevole Nesci, prego. Per favore. Colleghi, la seduta è sostanzialmente terminata. Le votazioni non ci saranno più.